come sempre poi saranno suddivisi in base alle rispettive categorie. Colpo di pistola, e anche questa sesta edizione del Cross della Befana ha preso il suo avvio. Il serpentone degli amatori e Marte di fare lungo tracciato, allora ricordo ancora che dovranno coprire due volte il loro tracciato completo. Delle gare successive che sono 10 i cadetti. Ricordiamo intanto che è stato predisposto anche un servizio di massaggio pre e post gara, quindi presso il gonfiabile dove c'è il ritrovo c'è questo servizio anche di massaggio di questo tracciato per la sesta volta qui sui prati dell'azienda agricola. Sono ancora un po' addormentate, magari gli atleti ai primi posti hanno già superato il secondo. Che stanno guidando la gara, Sai Frecce Bianche Alessandria invece la società di Giovanni Ravarino. Ripeto, i due atleti nell'ordine, Falco e Ravarino, stanno guidando questa gara, hanno un centinaio di metri di vantaggio sull'atleta che segue in terza posizione. Gonfiabile passeranno a fianco e dovranno proseguire fino a formata nell'ordine da Giuseppe Affabile e Gianni Petrini. Che gareggia da quest'anno per l'Alpini Trofarello, va a tagliare il traguardo e si aggiudica la vittoria
Quindi ricordiamo ancora gli atleti che gareggiano. 40 anche lui dell'Atletica Valenza. Piero Falco alle sue spalle, Giorgio Costros, categoria M, Leone Asti. Il tappeto del CIP, poi per quanto riguarda il termine della gara, ovviamente il ristoro è previsto dove era situato il ritrocento gli iscritti alle varie categorie, quindi una numerosissima partecipazione, sono oltre 700 in totale gli iscritti a questa manifestazione. Gian Beverly Ferrero Alba va ad aggiudicarsi la gara femminile, prima donna a tagliare il traguardo, la Ghizzi Gian al traguardo, seconda Anna Fausone, anche lei di Branca Leone Asti, anche lei quindi quinto posto assoluto dietro riconsegna del chip con cui si è gareggiato. Lui le classiche di corsa.